Questa sera è una riunione organizzata dai promotori di un comitato che auguriamo sia il più ampio possibile, che coinvolga la maggior parte della popolazione di Andria e del territorio intorno ad Andria, per promuovere, ma più che promuovere, perché una decisione già presa dalla regione, quella di costruire un nuovo ospedale nel territorio di Andria al servizio della cittadinanza di Andria e dei cittadini della ASL Batta. L'ospedale di Andria attuale risale a subito dopo la guerra e, nonostante i vari interventi di ristrutturazione e di costruzione, ha sicuramente delle criticità. Secondo me la criticità maggiore è quella di essere localizzato al centro della città e quindi difficilmente raggiungibile, la mancanza di parcheggi, oltre ad altre problematiche strutturali, fermo restando la elevata qualità dell'assistenza che viene erogata, ma che chiaramente soffre delle problematiche organizzative e strutturali. Ecco perché Andria, ma io ribadisco non solo Andria, e il territorio richiedono un nuovo ospedale che sia adeguato ai tempi. In questi ultimi decenni le cose sono cambiate in senso positivo, la vita media si è allungata e con essa sono aumentate le patologie e le malattie degenerative, e quindi questo richiede un ospedale adatto ai tempi e soprattutto un ospedale in cui i progressi diagnostici e terapeutici che sono oggi in medicina possono essere a vantaggio della popolazione. Quali sono le finalità che vorrete raggiungere a breve e medio lungo termine? Le finalità che io penso su cui bisogna lavorare è innanzitutto evitare i campanilismi e coinvolgere i rappresentanti di tutte le forze politiche del territorio a remare in un'unica direzione, che è la direzione quella di una struttura che possa garantire il diritto della salute ai cittadini nel rispetto dei loro bisogni e nel rispetto, se mi consentite, soprattutto di ospedali, non solo di questo, di ospedali che possono avere un'attenzione al paziente e alla umanizzazione della medicina. Che benefici può portare un ospedale in termini democratici? Trani ha i suoi deficit, ma nel 2022 ha avuto 39.000 accessi al pronto soccorso. Se l'ospedale di cui oggi cominciamo a parlare, che è stato approvato già, perché è una realtà, io oggi ho ascoltato un'intervista dell'assessore regionale alla salute che ha ribadito che l'ospedale in questa ASL verrà costruito, e con esso, una volta superato purtroppo le lentezze burocratiche che sono una caratteristica non della Puglia, sono una caratteristica della nazione, possa portare benefici migliorando le criticità di cui lei ha parlato.